La missione in Antartide dei ricercatori italiani a bordo della nave oceanografica Bassi, un laboratorio per studiare cambiamenti climatici e inquinamento. Seguiamo Carlotta Manno. Ha il nome della prima donna al mondo che nel 1700 ottenne una cattedra universitaria, la nave italiana in missione tra i ghiacci delle acque antartiche. Eccola Laura Bassi, salpata il 7 gennaio dal porto di Lyttelton in Nuova Zelanda, alla volta del Mare di Ross. A bordo 26 ricercatori che hanno un unico obiettivo: raggiungere zone fino ad ora impossibili e rimanere sul posto anche quando il ghiaccio comincerà a formarsi di nuovo alla fine dell'estate antartica. La campagna prevede due progetti scientifici, uno di oceanografia e uno di contaminazione ambientale. Inoltre saranno fatte una serie di attività per l'osservatorio marino a lungo termine. Studieranno quanto e come sono cambiate le caratteristiche fisiche e chimiche delle acque del Mare di Ross, che sono il motore freddo della circolazione oceanica e influiscono soprattutto sugli organismi che vivono in questi fondali. Mentre i chimici si occuperanno di quanti inquinanti prodotti dall'uomo sono arrivati fin qui e come. Abbiamo già eseguito una serie di campionamenti nel nord del Mare di Ross e adesso ci stiamo dirigendo a sud-est. Sulla Bassi, un laboratorio scientifico che sarà utilizzato dai ricercatori di CNR, Enea, Università Partenope e di quelle di Bologna e Genova per svolgere ricerche nel Mare di Ross. Un territorio chiave per monitorare i cambiamenti climatici è qui, infatti, dove si formano le acque più dense del pianeta, il punto più profondo di un gigantesco circuito che si forma negli oceani, muove le correnti, ridistribuisce il calore e CO2 e influenza il clima.